neppure questo ve lo dicono. E noi abbiamo firmato una clausola abbastanza impegnativa, prevista nel trattato di adesione alla Unione Europea, cioè l'Europa, che ci impegna per 20 anni a pagare 50 miliardi all'anno, per 20 anni, per abbattere, si dice per dire, il debito pubblico, che oggi è arrivato quasi a 2.200 miliardi, dal 133% al 60%, 50 miliardi all'anno, che significa applicazione di nuove tasse, tagli allo Stato sociale, e cioè farmaci di testo che ci costeranno ancora di più alle povere famiglie, dei cittadini italiani. Tagli alla spesa pubblica. Alla piscina tantiamo, ovvero tutte quelle aziende che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione. Si sappia inoltre, cari cittadini, che esiste un tesoretto degli italiani che oscilla intorno agli 8.000 miliardi, di cui la fetta più importante è concentrata nelle mani del 10% della popolazione, ovvero delle famiglie e delle aziende. Noi facciano il loro dovere, facciano, corrispondano maggiori risorse finanziarie allo Stato, non siano sempre i cittadini, ovvero i pensionati, i lavoratori dipendenti, facciano loro qualcosa. Caro Renzi e i ministri collegati, tagliatevi gli stipendi, tagliatevi i discorsi elettorali, tagliate. È arrivato l'arrotino. Carlo il protagonista. Accogliamo l'istituto dei senatori a vita. Tagliate gli stipendi delle alte cariche istituzionali, tagliate gli stipendi dei manager dell'amministrazione pubblica centrale e periferica, tagliate gli stipendi del management delle partecipate, togliete a questi signori e destinate queste risorse per potenziare i servizi essenziali ai cittadini. Questo è quello che dovete fare. Caro Renzi, i cittadini non ti credono più, e stai facendo una dietro un'altra. Segui la voce. Al posto dell'IVA, non ti stai fissando.